Signori! Hakuna Matata, guardo troppo Ciccio. Ciao Ciccio! No, non l'ho fatto apposta. Allora ragazzi, oggi novità. Non solo perché me l'avete consigliato anche voi, ma io ci avevo già pensato, vi dirò la verità. Invece di fare due gare da tre giri, proviamo con questa mod, che è bello fare le gare, provo a farne una il doppio più lunga, quindi lo stesso tempo ma una gara più intensa. Tanto ragazzi, ma che fretta ci abbiamo? Ma che c'ha? Data di scadenza Valentino Rossi The Game? Assolutamente no, assolutamente no. Perlomeno fino al prossimo capitolo. Cioè io l'anno scorso ho giocato MotoGP 15 per un anno, perché comunque tanto nuovo MotoGP non esce, no? È sempre questo. Quindi, visto che siamo arrivati ad un buon punto con la Moto3, moto bellissima, pilota fighissimo e mod con le palle, è inutile che andiamo di corsa, godiamocelo. Siamo a Misano, purtroppo non sono riuscito a fare volevo fare il casco, quello di Vale, a metà tra quello di Simoncelli e il nostro, la metà di dietro, però dovevo modificarlo e non ce l'ho fatta ragazzi, lo facciamo per Sepang, va bene? Certo, potevo mettere quello del Sic e basta qua, ma non ho fatto neanche quello, ormai siamo qua, non si può fare più. Va bene ragazzi, dai, ci vediamo per la gara di Misano. Attenzione perché Rossi si riprende la pole a Misano, in Italia diciamo, San Marino. E con chi c'è vicino secondo? Canet mi sembra, male Binder e Fenati anche qui. Allora ragazzi, appunto, parlando della difficoltà della mia mod, è sempre la stessa, è solo che io ho regolato circuito per circuito, qualcuno può essere più difficile, qualcuno un po' più semplice, andrebbero proprio regolati di fino. Però, comunque, adesso vediamo cosa succederà in gara. Qui a Misano, i cerchioni nuovi ragazzi, li avete visti un attimo prima, tanto basta che mettete pausa. Sono tutti neri col bordino italiano, bellissimo, non so neanche come sono riuscito a farli. Ci voleva intuito per capire dove arrivava la texture sul bordino. Intanto è partita la gara qui al Marco Simoncelli World Circuit, Gran Premio di Rimini, della Riviera di Rimini, Misano Adriatico. Attenzione a Canet, che è partito dalla seconda posizione, tempo vicino a quello di Nurossi e vuole farlo valere anche in gara. Parte qualche sportellatina, Nurossi dal canto suo vuole recuperare quei punti persi da Binder, che adesso è primo a più 13 in classifica. Adesso chissà com'è partito il sudafricano. Era partito tipo dalla terza o quarta fila, ma adesso vediamo cosa si inventa in gara, se avrà intenzione di andare a ripescare Nurossi. Intanto qualcuno è andato larghissimo lì, è arrivato anche Pecco Bagnaia. No, è lì Binder, avete visto che recupero che fa? Porca boia, è quarto o quinto, tipo, robe del genere. Mi avete detto di non girarmi troppo indietro perché mi distrago, è verissimo, è solo che la curiosità di sapere cosa succede dietro e soprattutto dove aspettarmi i prossimi attacchi c'è sempre. Intanto qua siamo sul rettilineo opposto, io lo chiamo rettilineo perché comunque non si frena quasi neanche con la... in realtà manco con la MotoGP si frena, si alleggerisce solo un attimo, c'è il curvone, poi si arriva qua in fondo dove però bisogna essere bravi a frenare. Nurossi va un po' sul cordolo esterno a sballonzolare, questa è la curva più lenta del circuito, la curva del carro che Nurossi va ad affrontare, leggermente largo il gruppone ancora dietro, mi sembra Antonelli quello subito dietro. Attenzione perché il primo giro, ragazzi, vi ricordo che sono 6 adesso i giri, vediamo a chi giova, se a noi o a loro, chissà, dipende anche dalle piste, magari un po' a noi un po' a loro. Una sola gara da 6 giri e vediamo se questo nuovo format ci piace. Nurossi ha tenuto la prima posizione per tutto il giro, lì da dove era partito, sa che deve dare tantissimo adesso da qua in poi. Con le cose che si sono complicate, avevo anche delle offerte per ripassare qualche team ufficiale, ma sapevo che non ce n'era bisogno, perché comunque dipende un po' dalle gare ragazzi, in alcune soffriamo tanto, in alcune andiamo benissimo. Guardate sto primo settore, variante del parco, gli abbiamo dato mezzo secondo, e che è successo? Ci sono degli altri tratti in cui si rifaranno sotto, ma non ci conto neanche tanto, perché in effetti Nurossi a Misano con la carica del Sic è velocissimo. Chissà che qualcuno abbia fatto qualche cazzata. Gli stiamo dando tanta pista adesso, ragazzi. E a parte il fatto che tornando in un team ufficiale avrei dovuto rifare la livrea, mi rompo i coglioni, eccetera. Adesso ho la mia moto, mi sono affezionato, è bellissimo. Abbiamo anche questi cerchi nuovi neri, ma con il bordo, con tante bandierine dell'Italia, una dietro l'altra. Nurossi, sento vibrare l'anteriore. Attenzione, che se poi facciamo le stronzate ci sta anche bene. Pecco Bagnaia è secondo, Binder da quelle parti. Probabilmente in questa gara non so se riusciremo a tornare addosso a Binder, però gli stiamo dando un buon margine. E questa cosa mette comunque in evidenza il fatto che la mia mod è abbastanza varia.
ci sono, insomma, non è sempre la stessa solfa, ragazzi. Quello che abbiamo vissuto a Brno e a Silverstone era una reale difficoltà di Nuno Rossi nel tenere un buon ritmo, soprattutto poi partendo da dietro è difficile, perché la cosa più difficile forse sono le qualifiche. Le gare dipende dalle gare. Qua a Misano noi siamo forti, anche se adesso, insomma, ma c'è, chi c'è qua dietro? Fenati, e lui è partito 17esimo mi sembra, ed è, adesso vediamo, Migno, Andrea Migno, è la miseria. Migno in grande levata, attenzione, variante del parco per Nuno Rossi che va a tagliare sui cordoli, poi gli diamo ancora sempre un pochino di margine, lì dietro sono tutti tanto in battaglia. Praticamente Nuno Rossi qua si lancia in un tentativo di gara solitaria, perché non vuole saperne nulla di Binder, vuole andarlo a recuperare e basta, senza compromessi, senza sentire ragioni. Però attenzione, perché questo non è l'ultimo giro, siamo solo a metà, ricordiamoci di questa cosa. Nuno Rossi fa stampare intanto giri record, stavolta forse dopo alla fine vedremo, sarà nostro probabilmente il giro più veloce in gara, anche se dietro adesso che stanno ricucendo, guardate come vanno larghi alcuni pieni di scie, stanno ricucendo magari qualcuno da dietro che noi non notiamo perché siamo qua davanti, ma qualcuno nel gruppone potrebbe anche strapparcelo via il giro veloce. Intanto Danilo supera Bulega e si mette in zona podio, eccoli là dietro, c'è anche Antonelli, Binder non lo riesco a vedere da qua in fondo anche perché la visuale sul retro è buggata, non si vede bene il muso e la texture sul muso delle moto, però mi stanno riagganciando, avete visto ragazzi? Quando in qualche commento vi ho detto ma la gara da 6 giri non è detto che favorisca me, potrebbe anche favorire loro, è la pura verità, perché questi ragazzi, man più tempo passa, più entrano in ritmo in realtà, cosa che dovrebbe succedere anche a me, però non è sempre detto. Poi ci sono dei settori, lì si sono divisi in due gruppi, noi abbiamo sempre un certo margine, occhio sul cordolo esterno scalinato. Adesso Andrea Migno sta facendo una grandissima gara dietro di noi, sta leggermente prendendo qualche piccolo metrino al gruppo che lo insegue, vorrebbe catapultarsi in seconda posizione. Intanto qua lui perde per un attimo l'anteriore, deve mollare assolutamente i freni perché fare un uovo sbattuto sull'asfalto non è proprio il massimo della vita in questo momento del campionato, dove sta andando bene qui la gara del Sitch, il circuito intitolato al caro grande fenomeno Marco Simoncelli. Ci ha mollati, lo ricordiamo, nel 2011 a Sepang, Malesia, maledetta gara, maledetto anno, maledetto periodo, ma adesso si sorride qui, anche Valentino Rossi a bordo pista, si gode la gara di suo fratello, che continua a fare un po' di elastico con quelli dietro, lì ho frenato un po', ma c'è anche Fenati è rimasto inchiodato indietro. È Bulega che si aggira in zona podio insieme a Migno, pensate che roba mettere su un podio Sky, però Nuno Rossi ha perso un po' di ritmo, non mi giro, va bene? Che sennò poi me lo ridite nei commenti, Nuno anche sta gara ti sei girato 700 volte, lo so, che devo fare? Voglio tenere d'occhio i miei avversari che adesso cazzo iu si stanno riavvicinando, occhio perché hanno anche un po' più di motore loro, occhio qua sul cordolo esterno Nuno. Mi fai una paura ogni volta che vai a frenare là sopra, perché lo fai? Cos'è che ti balena in testa per andare a fare quella frenata lì dall'esterno tutto così? Oioioi ragazzi, oioioi, attenzione perché davanti da soli è difficile continuare a martellare il ritmo. Ecco, quella curva lì abbiamo dato ancora tanto, perché forse loro tirano ancora un colpetto di freno, ma queste sono cose alle quali noi non ci possiamo far nulla. Se poi alzo ancora la difficoltà vuol dire che mi bruciano. Quelle sono semplicemente le programmazioni, le vie, i PAT, così si chiamano, che ha programmato la Milestone ai piloti, che dovevano essere fatti un po' meglio e allora si sarebbe andati più lisci su tutti i circuiti. Qua invece ci sono alcuni circuiti difficilissimi e altri molto più gestibili. Ma meglio di così non si può fare, ragazzi. E comunque guardate che ce li abbiamo lì e io sì, ho rallentato un po' nel giro precedente, ma adesso no, però adesso sto continuando a sparare il ritmo. E continuiamo a fare... Oddio, è Binder! Porca troia! È partito 12esimo e si è rimesso in seconda posizione. Brad Binder, ho visto bene? Ho visto bene, sì! È lì che se la gioca, Migno e Binder, ai ai ai, Nuno Rossi. E beh, allora
Gran gara di Nurossi, ma Binder è un fenomeno. È partito dodicesimo, ha avuto qualche sfiga in qualifica, ma è arrivato lì. È secondo, terzo, incredibile sto ragazzo. Bravo Binder però. Siamo riusciti con questa mod anche a rendere un Binder piuttosto realistico. È vero che lui va bene anche in qualifica, nella realtà. Però, che dire, anche quando gli capita di andare male, per esempio ha fatto una gara partendo dall'ultima posizione, è arrivato primo, nella realtà, cosa che in Moto3 non è possibile, cioè proprio non è possibile. Penso sia il più grande di tutti i tempi della Moto3, Binder, a fare una cosa del genere, cioè partire ultimo con la Moto3 e vincere una gara. Quindi vedete che alla fine lo spirito alla Binder glielo abbiamo inculcato. Partito dodicesimo, oggi a Misano è secondo, o massimo terzo. E quindi è il giusto Binder, mi fa piacere questa cosa. Vediamo chi è secondo adesso. Migno, vabbè, il terzo sarà Brad Binder. Madonna, come si intraversa, come si intraversa la moto. Dobbiamo stare attenti perché forse su sei giri abbiamo un attimo più di consumo gomme da gestire. Effettivamente alla fine bisogna un pochino guidare di più sulle uova, sui bignieri. Intanto Binder è terzo, sì, e ha alle spalle Fabio Quartararo. Rossi va a girare con comodo nell'ultimo giro adesso. Cerca di non rischiare, pela il gas giusto per non far pattinare la ruota posteriore e conservarne un po' fino al traguardo. Infatti qua va un po' largo, va a girare sul rosso che solitamente indica no, ma lui va sì su quella vernice a girare e se ne sbatte altamente i coglioni. Uno bianco e uno arancione, i coglioni di Nurossi se li è fatti in pandan con la tuta. Tiene una certa distanza. Oh, cosa ha fatto lì? Tutti e tre, uno che copia l'altro, Migno copiato da Binder, copiato da Quartararo, tutti e tre fuori. E danno in effetti un bel regalino a Nurossi, che va a imboccare la seconda metà del giro, dell'ultimo giro di Misano, con un certo margine. È aumentata anche la, diciamo, in proporzione l'eventualità che li ha a commettere degli errori, e questo è sempre bene, perché comunque gli errori li possiamo commettere anche noi. Non è giusto che loro non ne facciano. Intanto Nurossi stavolta mi ascolta e va a tirare il freno dentro al cordolo. Grazie Nur, mi piaci così all'ultimo giro, senza rischi. Va a girare bene qua, cucito al cordolo, abbastanza allegro bisogna dire, ma d'altronde è primo, primissimo, quando manca una curva e mezza. Adesso solo una, ultima frenata di Misano, sesto giro e ultimo. Arriva Nurossi abbastanza in gloria, tira su la piccola Moto3. Oh mamma mia, Rossi c'è, non sarà testa del mondiale perché Binder è arrivato a podio. Bravo Migno, secondo. Vediamo la classifica ragazzi, poi per oggi ci siamo. Ok, Migno Binder, va bene. Ecco, beh, gli abbiamo recuperato però 9 punti, giustamente, dal primo al terzo ci sono 9 punti, quindi meno 4 da Binder. Però attenzione, perché la prossima gara, che è... non mi ricordo. Ah, ecco, Aragon, per quello che non mi ricordo, perché non mi piace molto. E potrebbe di nuovo essere difficile, ragazzi. È un campionato molto ballerino, come è giusto che sia. Vedremo ad Aragon, pista un po' cagacchez, anche se soprattutto per le MotoGP, con le Moto3 dovrebbe essere un po' più facile. Vi saluto, ragazzi, passate sempre dalla descrizione. Mi raccomando, se avete Instagram e Facebook, e seguitemi, perché io a volte posto lì degli aggiornamenti. Per esempio nei giorni scorsi ho avuto problemi col PC, oppure sulle mod. Sono cose che voi, se non mi seguite lì, non le sapete, e poi rompete le balle nei commenti perché non sapete, appunto. Da Nurossi è tutto e ci vediamo ad Aragon, ma prima insomma con altri video. Ciao! 6 decimi mangiati al secondo settore, attenzione perché si arriva nel T3A adesso. Poi le due rampe che portano a fine gara, attenzione perché si avvicina a un ritmo impressionante, no!